Buongiorno da Maria Luisa Barbarulo nello spazio di Vediamoci Chiara su Radio Antenna 1. E buongiorno a tutti voi. Oggi ospitiamo Men's Life e insieme a Men's Life ospitiamo ancora una volta il dottor Marco Silvaggi. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi volevo affrontare con te Marco un tema che mi sta particolarmente a cuore ed è quello di quando è che insomma noi esseri umani prendiamo consapevolezza di quello che è il nostro orientamento sessuale. Questo è estremamente variabile da persona a persona. Immagino. Alcune riferiscono di avere una consapevolezza del proprio orientamento anche in età piuttosto giovane, diciamo intorno ai 6-7 anni. Addirittura, Sì, già le persone riferiscono di essere attratti da questo piuttosto che da quello. Certo. Altre invece hanno un contatto più in là, 12-13 anni, o alcuni anche dopo. Anche dopo. Sì. Beh, certo, questo. Io pensavo in effetti che fosse intorno all'età puberale, però da quello che tu mi dici può essere addirittura ritardato o addirittura anticipato, quindi è molto interessante. E cosa, diciamo, possiamo fare quando ci accorgiamo che quello che è il nostro orientamento non è quello, come dire, prevalente? Ecco. Beh, quando noi portiamo un vissuto che non è un vissuto della maggioranza, rischiamo che alcune persone non si trovino in Si modo sentono un po' disallineate, sereno. insomma, no? Esatto, Certo, questo lo vale per capisco. tutte le questioni. E l'orientamento, ad esempio, bisessuale o omosessuale, che non è un orientamento di prevalenza, ma è un orientamento assolutamente normale come tutti gli altri, Assolutamente. può a volte incontrare delle resistenze. Quindi, il consiglio, diciamo, la variabilità è sempre rispetto a qual è l'ambiente, nel senso che se la società è serena e tranquilla rispetto al tema, non esiste un consiglio, non esiste neanche un problema. Certo, Quindi il ovvio. problema è sempre quello di doversi rapportare con le difficoltà dell'altro, perché le difficoltà relative agli orientamenti sessuali sono sempre e solo le difficoltà che ci crea la società, le difficoltà Il degli altri. contesto in cui viviamo, certo, Perché assolutamente. effettivamente le difficoltà sessuali sono generali, riguardano tutti gli orientamenti. Certo. Allora, ringraziamo il dottor Marco Silvaggi per essere stato qui con noi. Lo ritroveremo sicuramente nello spazio di Men's Life qui su Vediamoci Chiara e ci ritroviamo con Men's Life tra 15 giorni, sempre qui su Radio Antenna 1, il venerdì alle 11. Mi raccomando, ciao a tutti!